Buonasera a tutti e bentornati al quinto appuntamento di Giano ai tempi della quarantena. L'ultima volta ci eravamo in piazza dei Greci, dove vi ricordate c'erano quegli operai che stavano togliendo lo stucco per far tornare viva l'antica facciata medievale. Oggi proseguiamo inoltrandoci da piazza dei Greci, dall'angolo di piazza delle Vigne, in piazza San Sepolcro. Piazza San Sepolcro, che forse qualcuno di voi conoscerà, è una piazza che si trova tra via delle Vigne, piazza delle Vigne e San Luca. Una piazzetta abbastanza sconosciuta, anche abbastanza mal frequentata, quindi una piazza che pochi di voi immagino avranno visto o avranno attraversato anche fisicamente. Questa piazza prende il nome dell'antico oratorio che qui aveva la sua sede. Di questo oratorio purtroppo non vi è più nulla, anzi se vi capita di andare per San Sepolcro e guardare i palazzi intorno a voi, vedrete sulla vostra sinistra un palazzo moderno, un palazzo che è stato ricostruito dopo il bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. Ebbene, in questo spazio sorgeva l'antico oratorio che aveva, ci raccontano i libri antichi, volte affrescate al Luca Cambiaso e dal Tavarone. Purtroppo di ciò non abbiamo nulla. Bravissima, vedo anche nella chat che interviene Cristina, che ha visto che c'è basta ieri, esatto. E rimangono un moderno palazzo che però ha due bei antichi leoni ai lati. Dicevamo, sepolcro, questo oratorio purtroppo non abbiamo più nulla, ma abbiamo solamente i racconti dei libri antichi. Invece, se giriamo lo sguardo verso sud, diciamo verso mare, verso San Luca, potremo invece notare una lapide su un palazzo. Questa lapide qua, in latino, cosa dice? Ec plautera e domus magnum, leggiamo subito nelle prime righe. Cioè questa piazza, questa piccola, sotto il plateola, quindi questa piccola piazza, e il palazzo, domus magna, furono venduti a Luca Spinola, dagli eredi di Brancaleone e, vedete, Antoniotto Grillo. Il giorno, c'è anche il giorno, 1 settembre 1496. Di che palazzo stiamo parlando? Parliamo di Palazzo Brancaleone Grillo. Nel mentre, scusate, ammetto anche gli ultimi partecipanti. Opla. Palazzo Brancaleone Grillo, che molti di voi conosceranno, perché è stato aperto qualche 2-3 anni fa per i Rolling Days, quindi è un palazzo visitabile in quel momento storico e poi basta. Un palazzo abbastanza anche lui nascosto, nel senso che si trova in Vico delle Mele. Vico delle Mele è il vicolo che parte da Spiazzenare, quindi diciamo da via Orefici, e si infila dentro i vicoli parallelo, arriva fino a Vico Spinola, quindi arriva praticamente all'altezza, fate conto, di Piazza dei Franchi. Ebbene, questo vicolo qua, quasi sconosciuto, conserva una meraviglia, che è questo palazzo Brancaleone Grillo. Intanto, questa immagine avete qua, dato che prego cioè di togliere l'audio, chi lo ha inserito, per piacere. Intanto, scusate che togliamo i partecipanti. Gabriele. Ok. Intanto, con queste piazze proprio, la prima cosa che vedete del palazzo Brancaleone Grillo sono queste bande bianche e nere, da una parte, e questo bellissimo bassorilievo raffigurante San Giovanni Battista nel deserto. Bassorilievo in pietra nera molto bello che ci preannuncia la magnificenza del palazzo. Magnificenza del palazzo, infilandoci alla nostra destra qua, arriviamo appunto davanti all'ingresso, questo bellissimo portale. Portale con un bassorilievo raffigurante San Giorgio. Non vi sto a raccontare la storia di San Giorgio perché lo racconto quasi ogni volta, però anche qui possiamo notare San Giorgio, la principessa che sarebbe salvata, queste due figure alate che sorreggono stemmi, anch'essi a brasi, ma che possiamo immaginare essere stemmi o grillo o più facilmente spinola. Notiamo anche una coronatura, questa coronatura qua ve ne parlerò tra poco. Entriamo nel palazzo. Per chi non lo conoscesse, questo palazzo qua ha una particolarità, ha questa splendida scala detta così, detto gotica, dal periodo storico appunto nel quale è nata. Ed è l'unico esempio che abbiamo di questa tipologia a Genova. Guardate che splendore anche questo particolare. Questa scala in realtà oggi si trova in mezzo al cortile. Dobbiamo pensarla invece inserita nel porticato. Vi faccio vedere qualche immagine per farvi capire meglio. Vedete il porticato? Oggi il porticato è chiuso. Dovete pensare invece a un porticato aperto, quindi si entrava e si camminava in un cortile nel quale c'era la parte coperta e la parte scoperta. Nella parte scoperta, di questo lato qua, fatevi capire bene, qui la scala esisteva appunto in questo lato qua, nella parte coperta, qui non era come oggi invece messa così, al scoperto, quasi in mezzo al cortile. Questo palazzo è uno dei palazzi che mi piacciono di più dei vicoli, è stata una scoperta di un po' di anni fa e ricordo
di aver utilizzato una di queste foto, credo proprio questa, per un calendario di beneficenza che avevo fatto insieme al mercato di San Nicola. Era un calendario in cui ogni mese raccontavo un segreto dei vicoli. Senza dei vicoli raccontai proprio la bellezza di Palazzo Brancalone Grillo, all'epoca pressoché sconosciuto e più. Tanto, cioè, la cosa divertente è che tra i tanti che comprano questo calendario per beneficenza, lo comprò anche una persona che abitava in questo palazzo, che dalla sorpresa e anche dalla contentezza di avere, come dire, il suo palazzo in copertina, in un mese del calendario, mi donò le chiavi del portone, così, come dire, ogni volta che vuoi entrare sei ben accetto. Purtroppo poi il portone cambiò le chiavi e oggi non ho più le chiavi, quindi se qualcuno di voi conoscesse qualcuno che vi abita, sarei contento di avere le chiavi di uno dei miei palazzi preferiti. Bene, prima di salire all'interno vi farvi vedere questo piccolo leone. Questo piccolo leone, insieme alla cordonatura che vi mostravo sia qua, sia sul portale d'ingresso, sia anche qua, lo vedete, in mezzo alle colonne, una sorta di firma dei maestri Antena, cioè maestri lombardi, maestri che scesero a Genova e che lavorarono a questo palazzo, in particolare proprio a questo cortile, a questo scalone. Vi voglio far vedere il cortile, le cui, vedete, le cui colonne, le cui arco sono ancora la stessa foto, sono ancora, diciamo così, medievali. La fase, diciamo, rinascimentale, nel quale tanti palazzi dei vicoli poi cambiarono forma, cambiarono aspetto, qui non arrivò, quindi rimasi ancora gli antichi, rimasi ancora come era nel Medioevo. Il palazzo fu, come dicevo prima, questo da Spinola, che lo ingrandirono, lo ampliarono, e tra le tante meraviglie, diciamo così, tante cose che aggiunsero delle bellissime sale, affrescate niente un po' di meno che da Luca Cambiaso e Lazzo Travarone. Qualcuno l'aveva vista sicuramente durante i Rolly Days, per chi non l'avesse vista, eccolo qua. Qui c'è un bellissimo concilio di idee, cioè in realtà sono amore psiche, con tutti gli dèi riuniti davanti a loro. Qui c'è un'altra sala, che è la sala del Tavarone, che invece potete vedere se passate in Vico delle Mele e alzate lo sguardo, anche la sera è illuminata, quindi è facilmente come dire, visibile anche dall'esterno. Una curiosità di questi affreschi, sono affreschi ritrovati recentemente, poi sono stati questo appartamento è stato restaurato e appunto oggi affittato e anche abbastanza facilmente visitabile in quanto è l'ufficio, quindi sono molto gentili, se vi capita mi farà sicuramente salire a visitare, a vedere gli affreschi. Se qualcuno ve l'ha mai visto, c'è un film, Giorni e Nuvole, di Silvio Soldini. È un film che raccontava la storia di due persone, Antonio Albanese e Margherita Bui. Margherita Bui era una restauratrice che casualmente lavorava proprio in questo palazzo qua. E si dice, il film racconta che riuscì a riportare alla luce degli affreschi. Ebbene, successe poi veramente, cioè questa affresca, poi diciamo nella realtà. Furono trovati veramente due degli affreschi, cioè in particolare questi che vi faccio vedere adesso, quindi diciamo la finzione questa volta ha anticipato la realtà. Ultima piccola cosa che volevo raccontarvi di questo palazzo: se uscite e andate verso, cioè salite, dando dalla spalla per San Sepolcro, quindi salite in Vico delle Mele verso Piazza dei Franchi, lo vedremo tra poco, noterete una piccola croce. Questa piccola croce si racconta è stata fatta per ricordare una persona che era stata uccisa a seguito di un calcio di un mulo. Muro che era probabilmente legato a uno degli anelli di questa facciata. Se vi capita di passare in questo palazzo, noterete lungo la facciata ancora i segni degli anelli. Se gli anelli erano appunto lì sul muro per legare i propri, cioè una oggetto delle macchine, all'epoca dei cavalli, avrebbero legato i cavalli al muro. E anche i muli, come avete capito da questa croce, piccola croce. Saliamo ancora un pochino e arriviamo in Piazza dei Franchi. In Piazza dei Franchi vi voglio mostrare un palazzo che appunto insiste su questa piccola piazza. Guardiamo subito, intanto, se qualcuno qualcosa dice in chat di nuovo. Perfetto. Ok, poi tante domande, poi vi rispondo volentieri anche dopo, adesso leggiamo avanti, poi vi risponderà tutto benissimo. Dunque, andiamo avanti. Palazzo in Piazza dei Franchi. Palazzo in Piazza dei Franchi, allora, quando siamo quindi superato, abbiamo lasciato alle nostre spalle Piazza San Sepolcro, abbiamo visto Palazzo Brancalone Grillo, il secondo palazzo è appunto, cioè una piccola piazza che è Piazza dei Franchi, su cui insiste questo piccolo, questo edificio. Guardiamo subito. Fammi capire dove siamo, vediamo un po' se si vede qualcosa di buono, di bello. Eccolo qua. Questo è l'esterno. Questo bel portale, questi bei crani, vedete, Mosale Marmoreo, queste due belle colonne. Questa piccola piazzetta è una tipica piazzetta che troviamo nel Medioevo, nelle piazzette medievali,
genovesi, in cui appunto via la via e poi c'è uno spazio, questa piazza, riservata alla famiglia, quindi una piazza chiusa appunto, come era la piazza San Matteo, per farne una faccia che conoscete tutti, o come altre piccole piazze nei vicoli, piazza vedendo lungo la Maddalena, c'è cioè Palazzo Boccanegra, anche lì aveva una piccola piazzetta riservata proprio alla famiglia e non pubblica, come per esempio oggi è piazza San Matteo. Di questa piccola piazza si nota, vi faccio vedere una cosa, vediamo un po' se la vediamo, eccola qui. Questa piazza, per farvelo capire, è una proprietà privata ed è detto far materassi e qualunque altro ingombro. Se avete familiarità con le foto antiche dei vicoli, soprattutto con le foto di piazza Sarzano, noterete spesso sono i materassai che lavorano per terra in piazza. Questo lavoro che si svolgeva nelle piazze cittadine, qui poteva svolgersi, soprattutto perché la piazza era privata. Vicino a questa, ecco, iniziamo, entriamo all'interno di questo palazzo, vi mostro qualcosa dell'interno. Intanto vi faccio capire gli spazi del palazzo. Entriamo e se su questo l'atrio, la scala che sale. Notate questa colonna, logicamente questa colonna che oggi è chiusa, col muro chiuso, non era altro che parte di un ingresso con un atrio aperto. Quindi avremmo avuto una balaustra che saliva in marmo e qui una specie di cortile interno aperto. Oggi chiuso è stato ricavato un appartamento. Le altre bellezze dell'interno, vi vorrei mostrare alcuni peducci, eccolo qua, i peducci vetrina, guardate che belli. Poi, se si sale al primo piano, affacciandosi, si nota un qualcosa di cui vi racconterò tra poco. Se leggete la via scalia lo capite già cos'è, ma adesso voglio solo farvi vedere. Ecco qua. Questo è, appunto, cos'è? Ve lo dico tra poco. Intanto ve lo faccio vedere, vedete? Qui si legge del Core San Luca. Questo edificio, queste grosse pietre bugnate, lo vedremo tra poco, arrivando proprio in questo vicolo. Per ora vi mostro qualche immagine, anche qualche particolare se ce la facciamo. Vediamo un po', eccolo qua. Aspettate, vediamo un po'. C'è qualche piccolo, così vedete anche un po' bene. Eccoli qua, visto che qualcuno di voi mi aveva chiesto l'altra volta gli archetti medievali, guardate che belli. Qui si vedono molto bene. Vedono molto bene perché siamo alla testa del primo piano. Ma di questa struttura qua parleremo tra poco. Saliamo ancora un po', così vi faccio vedere il palazzo, cosa si vede dal palazzo. Ecco la vista che si ha dal cima del palazzo. Ecco, vedete qua San Lorenzo, la cupola, il palazzo ducale, le campanile di Gesù, l'assunta di Carignano, questo è San Silvestro. Questo è l'edificio moderno di Piazza San Sepolcro che, diciamo così, sostituisce, tra virgolette, lo spazio una volta occupato dall'antico oratorio. Eccolo qua, vedete un palazzo moderno con queste tapparelle, anni 60, 70. Bene, vi faccio vedere invece un'altra vista, di cui poi, però senza dire di cosa si tratta, perché ve ne parlerò, ci arriveremo dopo. Eccolo qua. Questa è la visuale, invece, si ha verso Piazza Banchi, che sarebbe qua, e caricamento, vedete qui le gru del porto. Se notate, questa struttura che si erge sopra tutte le altre, cos'è? Ne parleremo tra poco. In realtà è una struttura che si collega a quella di prima, tra virgolette, perché è la stessa tipologia, ma ci arriveremo. Bene, continuiamo proseguiamo il nostro giro. Salendo ancora, lasciando qui, tanto prima di lasciare le nostre spalle, il palazzo lo fa vedere su vicolo, cioè che a nord, costeggia quella struttura che vi facevo vedere prima, guardate che bella la parte medievale di questo palazzo qua. Vedete queste colonne qua con questi archi? Sono logge tamponate, appunto, oggi abbiamo degli appartamenti, una volta che c'erano aperte, si poteva camminare, come dire, alla coperta nella via. Che via è questa? È la via della Torre di San Luca. Perché? Allora, arrivando in cima a Vico delle Mele, abbiamo alla nostra sinistra Vico della Torre di San Luca, che conduce in San Luca. Alla nostra sinistra, invece, alla nostra destra, abbiamo Vico Spinola e poi Vico della Torre delle Vigne. Bene, parliamo di queste due torri. La prima torre, Vico della Torre, eccola qua. La prima è questa qua, aspettate, quella è la seconda che vi mostrerò tra poco. La prima invece di cui volevo parlare è questa qua, Vico della Torre delle Vigne. Vico della Torre delle Vigne, intanto il nome del vicolo. A prima vista, chiamare Vico della Torre delle Vigne sembrerebbe indicare, alcuni, indica come appunto collegato all'idea del campanile delle vigne. Cioè un vicolo, la Torre delle Vigne, intesa come Torre del Campanile. Ma in realtà abbiamo già un vicolo dedicato al campanile delle vigne. Questo mi mise a me qualche anno fa, un vicolo che mi andò d'allarme, e iniziai quindi a indagare sul nome di questa via, finché trovai questo palazzo, di cui vi mostro in particolare questo angolo. Vedete queste belle pietre bugnate? Queste pietre bugnate sono molto simili a un altro palazzo, di cui vi mostrerò, che vi mostro subito le immagini, di cui parleremo tra poco,
era quello che vi mostravo prima dal palazzo, che è invece la torre di San Luca, eccolo qua, vedete questo palazzo qua, sono molto simili queste, perché sono simili perché sono entrambe torri. La torre, mi ricordo questa torre qua, che è la torre delle vigne, si entra da questa porticina qua e salendo ho scoperto, perché mi hanno scritto, che ha ancora delle piccole feritoie e alcuni, come dire, e alcune piccole pietre che ricordano la sua antica origine, la sua antica funzione di torre. Purtroppo non l'ho ancora visitata perché devo visitarla in questo periodo, ma la quarantena mi ha fermato e quindi presto spero di riuscire a visitarla, anche perché ho un invito in sospeso. Appena riuscirò a visitarla sicuramente vi posterò le foto. Prima di andare a parlare della Torre di San Luca, che è, come dire, guardando questa immagine qua alle nostre spalle, vi voglio mostrare qualcosa che è di fronte a questo muro. Indovinate un po' di chi parliamo? Di un santo di cui tutte le volte ci capita almeno un'immagine. Aspettate che vi arriverà subito. Siamo di fronte a quel palazzo lì. Abbiamo un portale, oggi portato murato, in cui notiamo sempre questa cordonatura tipica dei maestri, come dire, firma dei maestri antenati, e come in cima al portale, come un coronamento del portale, un bellissimo San Giorgio. Purtroppo, come farò vedere questa immagine straziante, è stata aperta una finestra. Aperta una finestra, probabilmente prima delle storie che ha portato alla luce tutto questo ben di Dio, aperta una finestra è stato ammazzato San Giorgio. È rimasto il drago, è rimasta la principessa, è rimasto questa figura che tiene in mano lo scettro, e queste piccole tre corone, è rimasta il trigramma di Cristo, ma manca tutta la parte relativa a San Giorgio a cavallo e probabilmente una parte uguale a questa parte qua. È molto bello, proprio come vedete rimane ben poco dell'antico splendore. Non so se è arrivato prima la finestra o il restauro, ma immagino, spero sia arrivata prima la finestra e poi il restauro, per portare alla luce parte di questa bellezza. Ve lo fa vedere questa immagine insieme, così capite com'è la scena. Vedete? Qui c'è proprio il portale e qui la finestra. Voltiamo le nostre spalle e andiamo, allora quindi torniamo, tra virgolette, a palazzo di Piazza dei Franchi 8, cioè è la parte che dà verso Vico della Torre di San Luca. Vico della Torre di San Luca si chiama così perché, immaginerete, c'è la Torre di San Luca, o ciò che ne rimane. Faccio vedere la parte bassa, eccola qua. Per farvi capire dove siamo, andando giù di qua, arriviamo in via San Luca. Andando invece da questa parte, sbuchiamo in piazza di Pellicceria. E quindi siamo a Palazzo Pellicceria. Questo è il basamento, vedete queste belle pietre bugnate. La parte più alta, ve l'ho fatto vedere prima, ve la rimostro perché prima era, come dire, a sorpresa, è la parte che faccio vedere da palazzo appunto in piazza dei Franchi 8. Lo guardiamo velocemente così almeno avete un'idea, ora sapete di cosa si tratta. Eccoci qua. Di qua vedete la struttura insieme, che forse si vede un po' meglio che come era prima, la foto un po' storta, ma rende l'idea. Vedete? La struttura della torre rimane fino al secondo piano, più o meno. Poi viene inglobata nel palazzo, quindi perde la sua funzione. Logicamente, anche queste finestre non vi erano niente, ma dovete pensare a una torre antica che si ergeva su questi palazzi, a due passi dalla campanile di San Luca, non a caso poi si chiama Vico di San Luca, quindi di San Luca è a due passi di qua, e a due passi anche dalle altre case di Spinola. Fa vedere anche qualche immagine, a questo faccio vedere prima, adesso vediamo qualche, ecco, qui si vede bene il bugnato, vedete queste grosse pietre che partono da terra e arrivano al secondo piano. Pietre del tutto simili, dicevo, alla torre di Spinola, delle vigne, un'altra torre Spinola, che vedevamo poco fa. Forse bene questo vicolo qua, vico appunto della torre di San Luca, prima di arrivare in San Luca, voglio mostrarvi un bellissimo portale, che forse pochi di voi avranno mai visto. Allora, vediamo, poi vi mostro anche una piccola edicola votiva che è attaccata al portale. Vico della torre di San Luca, portale. Eccoci qua. Guardate, bello questo portale. Col trigramma di Cristo, guardate, questi angeli lo mantengono, queste figure a lato. Noterete anche questi tondi, generalmente tondi che una volta erano riempiti di appunto figure di questi, come sapete, ho detto già tante altre volte, di appunto volti, generalmente messi di profilo, che ricalcavano
rivolti degli imperatori romani, vedete come sono proprio stati scalpellinati, probabilmente sempre a fine 1700, in quel periodo maledetto giacobino, in cui ogni riferimento a nobili, nobiltà, stemmi o figure venivano scalpellati. E questo purtroppo ne ha subito la sorte. Immagino sia questo il motivo, non è stato rubato, ma vedendo il tocco, vedete qua il picchettio, direi che purtroppo è proprio lo scalpellino. Per contare anche queste bellissime frange, potrei trovare anche nei mobili genovesi, ma in questo caso qua, in questo bellissimo portale, guardate che belle, con questo piccolo fiore che sembra nascere tra le frange, e poi vedete questa decorazione molto bella, lungo tutto il portale. Su questo portale vi è anche un'edicola votiva che vi voglio mostrare, non è particolarmente bella, o perlomeno purtroppo mal tenuta, però è giusto che, già che siamo qua, come dire, la guardiamo. La vicola, la torre San Luca. Avete qualcosa, date un capito qualcosa, scrivete in chat e vi rispondo ora o dopo, ma non vi abbandono. Eccola qua. Questa è l'edicola votiva che trovate a due passi dal portale che è qui. Come vedete, purtroppo è molto maridotta, non è rimasto quasi nulla. Questo sono gli effetti del tempo. Qui c'era questo, ve lo vedete solamente a curiosità, questo piccolo bacco manteneva la lampada, appunto, che illuminava l'edicola di notte. La zona è abbandonata, vedete anche questi appartamenti qua sono abbandonati purtroppo, e quindi non è onere e onore di nessuno mantenerla viva. Bene, adesso è il momento di arrivare in San Luca. Quello che faremo adesso sarà attraversare velocemente San Luca per poi metterci in un vicoletto, di cui però non vi voglio dire nulla, ma lo vedrete camminando. Prima, tanto, già che siamo in San Luca, vi voglio far vedere due o tre bellissime edicole votive. Queste molto belle, meritano di essere viste. Tanto che ve le faccio subito vedere. Allora, via San Luca. La prima, diciamo, venendo da Torre delle Vigne, il primo che vediamo è questa qua, l'edicola che vediamo all'altezza di Vico Sansepolcro. Vico Sansepolcro, come immaginerete, è il vicolo che vi riporterebbe in via Sansepolcro, cioè vi riporterebbe all'inizio della nostra passeggiata. Guardate che bella. Madonna con il braccio bambino, due cariatidi che tengono a lato, che fanno a funzione di colonna, e questi marmi miscriti, questi marmi colorati intorno. Interessante notare come appunto questa Madonna sia fatta a tempietto. Come molti di voi sapranno, il termine edicola vuol dire appunto da piccolo tempio, quindi diciamo l'edicola a tempietto e l'edicola, come dire, proprio come deve essere, come dovrebbe essere, come... Andando avanti, sempre in San Luca, prima di arrivare al vicolo, cioè al palazzo vicolo di cui voglio parlare, un'altra bellissima edicola che è questa qua. Questa è una delle edicole che più mi piace, anche perché la luce batte spesso in maniera regolare, quindi vengono anche delle belle foto. Adesso apprezzate la mia, ma sicuro vengono foto molto più belle anche. Questo medaglione rappresenta uno dei miracoli di San Vincenzo Ferrer, ed è, vedete qui sotto, è stato fatto... Vedete, San Vincenzo Ferrero, 1647. Molto bello, tutto questo cartiglio marmoreo. E questo libro qua mi porta in Vico degli Orti di Banchi. Vico degli Orti di Banchi è l'ultimo vicolo prima di arrivare in Piazza Banchi. Se vi capita di infilarvi questo vicoletto, arriverete in una piccola piazza, Piazza degli Orti di Banchi. Si chiama Orti di Banchi, come immaginerete. Qui erano piccoli orticelli, quindi c'era una zona coltivata. Non solo, questa zona qua è una zona medievale, e su questa piazza insisteva una torre di cui purtroppo non rimane quasi nulla, ma ve lo farò vedere il basamento, quello sì. Allora, scusate, se siamo fortunati, la troviamo subito. Eccola qua. Non è una piazza particolarmente, cioè che vi consiglio di vedere particolarmente, perché è abbastanza, abbastanza mal frequentata, però non è mica detto. Se volete fate un giro, perché no? Scusate, ma mi è scappata. Torniamo. Adesso riusciamo a vedere. Comunque, dicevo, una torre medievale. Se vi capite di andare in quella pista lì, troverete questa torre medievale e alcuni archi di un'antica loggia, che appunto una loggia che esisteva sull'angolo di questa piazza. Sull'angolo di questa piazza, e poi di questa se può, cioè l'angolo è di Corte di Banchi, vi collegava collegato a questa piccola piazza. Fammi vedere solamente l'immagine che mi è scappata. Vediamo se ce la facciamo stavolta. Eccola qua, vedete? Su questo arco medievale si innestava la torre che correva su. Qui si vede ancora, vedete, una parte di questo palazzo che è più alta rispetto all'altra. Dovrebbe essere questa, l'antica torre.
Oggi un restauro ha portato alla luce la parte medievale, in particolare queste pietre medievali, su questa dove sembra stata l'antica torre. Torniamo in San Luca, in particolare sul palazzo che insiste su Vico San Raffaele. Vico San Raffaele è detto così perché qui viene la piccola la chiesa di San Raffaele. Chiesa di San Raffaele che sta inglobata insieme ad altre piccole case medievali in un palazzo, Palazzo Spinola Gentile. Adesso vi mostro subito. Spinola Gentile, un palazzo, uno di quei palazzi che non, di cui non avete, cioè almeno non vi viene da dentro, perché? Perché l'ingresso è un ingresso moderno, in quanto la parte, questa parte antica verso la Luca, che è una parte costruita da logge, non vi è più nulla, vi è una parte moderna, una scuola moderna, ma se avete coraggio di superare come dire, le prime due rampe di scale, vi ritroverete nell'altro antico. Vi mostro un'immagine. Eccolo qua, aspettate, allora qui c'è lo scalone, vediamo se facciamo una foto anche dell'altro antico, faccio vedere come salire, come dire. Ecco qua. Questo è l'atrio, si trova al secondo piano del palazzo, cioè adesso vediamo l'atrio, l'atrio moderno, l'atrio antico, cioè in realtà è la loggia, lo scalone, quindi siamo già, come dire, a due piani dello scalone. Salendo ancora, avete, come dire, faccio vedere un'immagine per capire, che, per chi di voi mi segue anche su Facebook o sui miei social, l'avevo postato giusto oggi per dare un po', come dire, mettere un po' d'appetito per questa sera, ed eccola qua, questo è lo scalone che vi porta al terzo quarto piano. Vedete ancora le volte che salgono, e ancora, quindi mantiene ancora la struttura rinascimentale. Su questo palazzo, interessante, vi è una lapide che racconta che qui nacque il cardinale, adesso la troviamo, eccolo qua, nacque questo signore qua, che qualcuno lo conoscerà, forse pochi. Gaetana Limonda, cardinale, vediamo un po' se cardinale in realtà mai a Genova, ma comunque. Qui nacque e qui morì, cioè morì, qui nacque, in realtà nacque questo vicolo qua, cioè via San Luca, e morì invece ad Albaro, che all'epoca era ancora Genova, c'era ancora Albaro fuori dalla città, quindi nacque, cioè, fuori dalla città, dal centro città, ma era una zona ancora di Campania, tra virgolette, ancora per qualche anno. Vedete qui lo stemma cardinalizio. Arcivescovo di Torino e poi andò a Albenga, non fu mai arcivescovo di Genova, ma è da Genova ricordato, come sapete, una piazza Limonda, che è famosa anche più che per le disgrazie del G8, per quella bellissima chiesa che è stata lì ricostruita, ma di questo parleremo un'altra volta. La chiesa dell'Angelo, come sapete, sorgeva in via 20 Settembre, cioè anzi in via Giulia, quando fu fatta via 20, venne distrutta e venne ricostruita pezzo a pezzo, pietra a pietra, in piazza Limonda, ma di questo parleremo un'altra volta. Così per raccontarvi qualcosa su Gaetana Limonda, una cosa particolare, sapete che quando qualcuno viene nominato cardinale, viene appunto, riceve appunto la porpora, riceve anche un titolo di una chiesa di Roma. A Limonda ricevette come titolo la chiesa di Santa Maria in Transpontina, una chiesa che forse pochi di voi conosceranno, ma mi ricordo che l'avevo vista, l'avevo notata a Roma, perché tanto è in via della Conciliazione, quindi è una via che fa quasi chiunque quando va a San Pietro. E poi c'è una particolarità, questa chiesa fu distrutta e ricostruita. Perché? Perché era in traiettoria con il tiro delle bombarde di Castel Sant'Angelo. Quindi Papa Pio IV decise di distruggerla e ricostruirla per fare in modo che non fosse più in traiettoria. Anzi, vi capite di passarci vicino, o anzi più facile guardare da lontano, noterete che ha anche una cupola abbastanza schiacciata. La cupola è schiacciata perché? Proprio per evitare di essere in traiettoria con le bombarde, quindi diciamo in traiettoria con il tiro dei cannoni di Castel Sant'Angelo. Torniamo a Genova, abbandoniamo, salutiamo Limonda. Prima di infilarci in Vico San Raffaele, vi voglio mostrare l'edicola votiva che fa proprio, come dire, da introduzione a Vico San Raffaele. Vico San Raffaele è un vicolo che da San Luca vi porta a mare. In particolare è l'ultimo vicolo di via San Luca verso mare, per raggiungere in piazza avanti. Vi mostro l'edicola votiva, bellissima, che vi è ancora, bella figura di sé. Aspettate. Via San Luca. Eccoci qua, via San Luca. Angolo Vico, anzi, più che Vico San Raffaele, qui siamo ancora sull'archivolto. Vi dico perché archivolto, lo mettete qua, vedete?
Questo tipo di attività è particolarmente anche, diciamo così, divertente l'idea che vede, si adatta perfettamente all'angolo. Una maglia forse migliore. Vedete, entra proprio la parte bassa dell'edicola, entra nell'archivolto, cioè viene proprio, si adatta alla cioè prende la forma dell'archivolto. Quindi invece da giù dritta, vedete, entra dentro come l'archivolto. Come lì si stucchi, facevo fare di particolare questo enorme drappo che tiene su tutta. Tutta la scena, avete il putto in cima, che c'è quasi come un bimbo, c'è quasi nascondersi sul drappo, tutta questa specie di coperta, qui c'è due faccine che guardano il putto, eccolo qua, vedete questo gira questo bellissimo vaso di fiori, con i fiori che scendono, e poi logicamente al centro di tutto la Madonna col bambino. Questo divertente, questo diciamo così, vaso di fiori, è qui da mille anni, perché questa foto qua l'ho fatta qualche giorno fa, l'ho fatto qualche giorno fa, ed è ancora così, ve lo fai 2016, questa foto è 2016, 2020, ho fatto questa foto e guardate, c'è ancora, non è niente, la plastica come vedete è indistruttibile, è ancora qui, che rimane lì, prima poi verrà giù, qui si vede forse ancora meglio il bimbo, vedete, gioca proprio questo drappo, qui lo tiene in testa, lo tira sulla testa, qua lo tira con le mani, proprio se il drappo è il protagonista la parte alta, il bimbo sicuramente è il co-protagonista facendo quello che può. Ci vedete anche bellissimi questi girali, particolarmente questi fiori, tutto intorno al tempietto, appunto, all'edicola, l'edicola in cui c'è la Madonna col bimbo. Questa piccola scritta che riguarda appunto Madonna Immacolata. Entriamo in Vico San Raffaele. Vico San Raffaele, vi dicevo, è un vicolo che da San Luca vi porta fino in Sottoriva. A metà di Vico San Raffaele, girando sulla vostra sinistra, vi metterete in Vico De Negri. Vico De Negri è il vicolo che collega Vico San Raffaele a via al Ponte Reale. Quindi fate conto, la parallela che tra San Luca e Sottoriva è appunto in mezzo alle due vie c'è Vico De Negri. Vico De Negri fa vedere due o tre cose interessanti. In primis, un bel portale marmoreo. Vediamo se lo vediamo, se lo troviamo. Il portale Vico De Negri. Eccolo qua. Un bel portale marmoreo con il trigramma di Cristo in cima. Guardate che bello. Fa bella mostra di sé. Anche se il suo portone è bruciato, ma vedete la cosa strana che il portone è bruciato, ma per fortuna non ha intaccato il marmo, ha solo solo qua e basta, mentre invece qui è rimasto abbastanza bianco. Sopravvive, nonostante sia abbastanza una zona di poco passaggio, è abbastanza, tra virgolette, diciamo così, abbandonata, per non dire peggio, ma chissà che un giorno anch'essa avrà la sua fortuna. Proseguendo su questo vicolo, invece bellissimo e da vedere, è quella struttura di cui vi parlavo prima. Vi ricordate quando eravamo in palazzo? Adesso lo riprendo così vedete meglio. Quando eravamo in palazzo in Piazza dei Franchi, vi ho fatto vedere una struttura che insisteva su Sottoriva. La riguarderemo un secondo e poi vi faccio vedere, vi dico di cosa si tratta. Piazza dei Franchi. Tanto chi fosse arrivato in ritardo, vi prego di scrivere solamente in chat che siete vivi, no, che siete presenti, così almeno vi ricordo di voi. E vabbè, per qualunque cosa, poi anche altre domande, fatemi pure in chat che volentieri vi rispondo. Quindi Piazza dei Franchi velocissimamente, eccolo qua, vorrei vedere dall'altezza, appunto vi dicevo, dall'ultimo piano, qua si vede cosa non si vede, si vedeva quella, si vedeva una bella struttura che saltava sopra i palazzi, eccolo qua. Cos'è sta qua? È una torre medievale, logicamente come vedete oggi ha tutt'altro aspetto, ma la sua altezza è appunto, cioè la sua altezza degli altri palazzi, connota appunto la differenza di altri palazzi, perché era questa altezza, perché era una torre che è oggi diventata appunto suddivisa in appartamenti, anzi beati loro, hanno una vista fantastica sia sui vicoli sia sul mare. Questa torre si vede anche da pian terreno, se vi capita di andare appunto in questo vicolo Vico De Negri avrete questa visuale, vi faccio vedere subito. Torre Vico De Negri. Faccio vedere, tanto questa è molto storico, quindi poco vedete. Ah, questo palazzo qua lo scopriremo tra poco, ma come immaginerete è palazzo. Anzi, non lo dico dopo, se no non c'è divertimento. Comunque l'ultimo palazzo di San Luca che dà su banchi, quindi molti di voi avranno già capito di cosa parlo. Vi dico solo Ambrogio come nome, poi il cognome lo dico dopo. Questa struttura qua vedete che sbuca qua, è appunto la stantica struttura della torre, oggi rimodellata addirittura con un piccolo terrazzino. Cosa vedete all'ingresso? Vediamo. Vedete, guarda che bella, questa immagine qua si nota molto, questa bella colonna a bande bianche e nere con ancora l'arco aperto, in parte chiuso per trasformarlo in appartamento, vedete c'è anche le cose stese, e ingresso in questo palazzo qua.
Bellissimo è anche il capitello, in parte purtroppo distrutto, perché probabilmente questa facciata qua era coperta. Essendo coperta, tutto ciò che veniva fuori era stato scartellinato. Il restauro che ha riportato alla luce questo antico capitello, ha dato alla luce solamente la parte, vedete, la parte che interna, la parte che, come dire, trabordava. Qui possiamo notare un uccellino, vedete, due uccellini come che mangia, insomma, mangiano una pigna su un ramo. Ed è un capitello enorme. Allora, fate conto che, se vi farvi capire la dimensione, guardate la finestra e guardate il capitello quanto è grossa la colonna. Una colonna che non si riesce a... Fate conto, io sono grande e grosso, non riesco ad abbracciare, per farvi capire quando sia, come dire, di grande spessore. Così grande anche perché questa loggia aperta deve sostenere, vedete, 10 piani di un palazzo. Quindi è molto che... cioè, è anche giusto che sia così grossa e così spessa. Andando avanti, arriviamo, vi dicevo... a vedere Palazzo Ambrogio di Negro, che è l'ultimo palazzo, appunto, che come tutti conosceranno perché ha visto i Rolling Days più volte, è il palazzo che, come dire, saluta via San Luca e entra in Piazza Banchi. Il retro del palazzo dà su Vico dei Nigri. Prima di vedere il palazzo, però, voglio farvi vedere una lapide che appunto è su questo palazzo. La vediamo sul mio sito che facciamo prima. Aspettate, allora, vediamo se eccolo qua, vediamo se c'è. Eccolo qua. Questo palazzo, cosa racconta questa immagine? Il nome di questo vico ricorda Andalò di Negro, fra i sapienti della sua, sapientissimo. Chi è Andalò di Negro? Andalò di Negro, siamo nel 1300, e la Repubblica di Genova affida a lui il delicato compito di siglare la pace con l'imperatore di Trebisonda, Alessio Comneno. Per chi di voi conosce un po' la storia genovese, sa che Trebisonda è uno dei nostri, come dire, punti migliori per commerciale. Per ricordarvi, Trebisonda e la sua bellezza, diciamo così, la cosa migliore è farvi vedere un affresco che amo molto. Vi faccio vedere, eccolo qua. Siamo in palazzo Franco Lercari, oggi poi palazzo Parodi, e se vi capite al secondo piano avrete davanti ai vostri occhi, anzi guardate, alzando gli occhi nella volta, la costruzione del fondo con Trebisonda. La costruzione del fondo con Trebisonda, bellissimo dipinto. Da chi dipinto? Da questo signore qua, che vedete qua nell'immagine, che nient'altro è che Luca Cambiaso, che si è autocelebrato dipingendosi appunto nel suo affresco. Un affresco bellissimo, di cui però parleremo un'altra volta, ve lo solo far vedere, così per farvi unire un po' le tante cose di cui parlo, vedere un po' Trebisonda. Bene, adesso direi di invece torniamo al nostro palazzo, vi raccontavo Nosco, torniamo al nostro Andalò di Negro. Andalò di Negro diceva appunto, quindi... fu molto importante per la Repubblica perché riuscì a ambasciare, riuscì col suo lavoro a siglare la pace, e quindi Genova poté iniziare i commerci con Trebisonda, costruire lì il suo fondo e poi quindi iniziare appunto fortificarlo. Tra le tante cose si riusciva anche a riuscì a siglare un patto per il quale diciamo Alessio, appunto il re di Trebisonda, l'imperatore di Trebisonda, si impegnava a perseguire tutti coloro che si fossero macchiati di delitti contro i genovesi. I genovesi quindi erano protetti come fossero stati a casa. Ciò era molto utile anche appunto per, oltre che il commercio, avere anche sicurezza, diciamo, quindi era appunto meglio di così non si poteva. Ma se leggiamo la lapide, non ricorda tutto questo, ma ricorda, non ricorda l'ambasceria, ma ricorda che Androden fu fra i sapienti, in realtà sua sapientissimo. Perché? Perché fu anche era famoso all'epoca perché fu autore di tanti trattati d'argomento matematico-astronomico. Anzi, leggendolo possiamo capire la sua grande cultura, conosce stati scritti da autori classici quali Tolomeo. Si sa che insegnò anche a Napoli e proprio a Napoli morì nel 1334. Tra i tanti che parlano di, tra i pochi che parlano di, del povero Andalò, vi è Boccaccio, che si dice che seguì anche le sue lezioni proprio a Napoli e fu suo discepolo. Scusate, tanto aggiungiamo gli ultimi. Ah, ok. Andando avanti, quindi sbucchiamo finalmente in Piazza Banchi. Piazza Banchi, primo palazzo che possiamo vedere, è, diciamo così, sbucchiamo in via Ponte Reale. Piazza Banchi andremo più tardi. Via Ponte Reale, andiamo subito in piazza, in la palazzo, palazzo, scusate, facciamo arrivare Palazzo Ambrogio, eccolo qua, Palazzo Ambrogio di Negro. Questa è la visuale che avete da Vico di Negro, cioè da Vico di Negro. Qui quel vico, diciamo, voi state alla vostra destra, avete la lapide di cui parlavamo poco fa. Alzando l'occhio, vedete il cortile interno, oggi chiuso da una cancellata, e
le logiche stavano sul cortile. Per farvi capire dall'interno com'è, eccolo qua. Questa è la foto invece vista dallo scalone che guarda le logge. Logge un tempo aperte, oggi chiuse, è diventato un bellissimo, bellissima sede di uffici. In questo palazzo, diciamo, le cose che forse quelli di più ricorderanno, se l'hanno visto per i ruoli, oppure anche perché è sede della Fondazione Garrone, sono le splendide gli affreschi di opera di Andrea Semino, con cicli mitologici di Danae, Perseo e Paride, e in particolare il famoso ratto di Elena, che vi mostro subito. Palazzo Ambrogio Nero, scusate, allora, eccolo qua. Vediamo se siamo fortunati, lo mettiamo subito un altro qua. Allora, eccolo qua, vediamo, volevo farvi un'immagine centrale, così per chi di voi non se lo ricordasse, non l'avesse mai visto, avete, come dire, un input per... Eccolo qui, qui vedete bene, vedete questa scena, questo, ecco, questa è la scena del rapimento di Elena. Un affresco bellissimo, fa vedere un'immagine insieme, così avete ancora un'immagine ancora migliore, vediamo se riusciamo, ah, forse questa è la migliore, ah, questa è la migliore per capire, per vedere l'affresco, vi faccio vedere anche la scena, questi corpi che si schiacciano uno dentro l'altro, vedete i soldati che con le spade, Elena che sta cercando di scappare, navi pronte per portarla via, ma ecco, vedete, gli schiavi che non possono mai mancare, anzi, vi capita questi schiavi qua, soprattutto somiglia molto a uno schiavo in una villa di San Pietro Arena, ma ne parleremo un'altra volta. Vi faccio vedere l'immagine d'insieme per capire quanto, ecco, qui si sta bene da questa angolazione qua, guardate quanto è grosso questa sala e guardate quanti i cicli, questa tipo sono di affreschi, guardate in questa sala. Vi faccio vedere anche un'altra sala, così potete vedere un po' di cosa stiamo parlando. Di altre sale, per non rimanere indietro, anche questa sala è molto bella. E scendiamo, vediamo un po' se c'è il cortile scuola, l'ho fatto vedere, direi che possiamo abbandonare questo palazzo. Ed è questa una loggia. Ecco, per farvi capire, allora noi quando vi parlavo poco fa, eravamo qui sotto, eravamo a parlare di Andalo di Negro. Ora andiamo, proseguiamo qua. Vedete questa piccola, faccio vedere, vedete questa piccola tettoia tettoia metallica, cosa sorregge? Ve lo faccio vedere subito. Siamo all'angolo tra, appunto, Vico dei Negri e via al Ponte Reale e abbiamo una bellissima edicola votiva che adesso vi mostro. Una delle più grosse, forse una delle più famose, quindi molti di voi la riconosceranno. Edicola, vediamo subito, è l'edicola che è appunto tra l'angolo, vediamo un po' se via al Ponte Reale, se troviamo con un po' di fortuna, eccolo qua, no, via. Allora, già se troviamo, via. Ah, sarà cosa Vico, sarà cosa, come l'avrò chiamata? Aspettate che secondo me lo sono persa. Ah, via Ponte, scusate, ho capito cosa facevo, cercavo via A invece che via Ponte, eccola qua. Questa bellissima edicola votiva, eccola qui, qui tutto il suo splendore, guardate che bello ancora questo baldacchinetto metallico che, come dire, sorge tutto. È illuminata di notte, quindi è una delle edicole, come dire, meglio conservate, ha una luce sotto e una luce sopra addirittura. La Madonna, vedete, con gli angioletti, questi piccoli, e poi questi bei marmi colorati, e un santo che appunto che è inginocchiato, che guarda però non la Madonna, ma guarda coloro appunto che vengono a guardare l'edicola, o a pregare sull'edicola. Di chi si tratta? Si tratta di San Zaccaria. Perché questo santo? Perché è il santo creatore dei facchini del grano, questa corporazione appunto che lavorava in porto, che volle questa edicola votiva per, come dire, quando tornava con questa edicola votiva appunto per avere una propria, come dire, il proprio santo protettore e poter pregare proprio sotto questa edicola. I facchini del grano lavoravano in porto, quindi spesso quando si tornava a casa si passava di qua appunto e si diceva una preghiera prima di tornare a casa. Questa bellissima edicola votiva è vicino a un'altra lapide di cui voglio parlare, che adesso vi mostro subito. E parla di un personaggio che forse molti di voi avranno visto nell'arte, ma che pochi conoscono, perché in realtà è poco conosciuto in Italia. Si tratta, per dirla all'italiana, come dice questa lapide, di Daniele O'Connell, o Daniel O'Connell. Daniel O'Connell è un irlandese cattolico, conosciuto
come De Liberator o De Emancipator, perché ha dedicato la sua vita all'emancipazione dei cattolici irlandesi, allo scopo di creare una, diciamo così, una nazione, comunque di dare appunto ai cattolici irlandesi una partecipazione alla vita politica appunto nella sua nazione. Cosa succede? Lui è passato a Genova e dormì in questo edificio. Voleva andare a Roma. Arrivò qui a Genova, dormì a Genova e purtroppo qui morì. Questa lapide appunto ricorda il suo passaggio e la sua morte. Vedete qua, qui c'è appunto Roma Iter, quindi il viaggio di Roma, però in questo edificio cessò la sua vita cessò in questo edificio. Questo edificio qua, di che palazzo parliamo? Parliamo di un palazzo che è Palazzo Filiberto Nigro, che vediamo subito. Faccio vedere gli interni, tanto per capire com'è, e poi vi racconterò una storia che riguarda questo palazzo. Devi passare anche al palazzo di fronte, che è anch'esso abbastanza interessante, racconto, ho fatto con una chicca che vi mostrerò tra poco. Palazzo Filiberto, eccolo qua, Palazzo Manuele Filiberto di Nebro. Questo palazzo qua lo conoscerete, è il primo palazzo che dà sulla riva, a angolo con via Ponte Reale. Questo è il suo ingresso, vedete ancora bellissimo queste colonne, voltato, mantiene ancora questo bellissimo ninfeo, di cui vi mostro un'immagine, ecco qua, e lo scalone voltato, che vedete in questa immagine invece, vediamo qua, eccolo qua. Questo palazzo qua nell'Ottocento divenne un albergo, l'albergo Feder. Vi voglio far vedere intanto, aspetta un po', che devo vedere, tanto che vi parlo di questo palazzo qua, vi mostro la torre, di cui parlavo prima, la Torre di Nigro, vista però come, aspettate, allora la Torre di Nigro, di cui parlavo prima, cioè la torre che insiste su Vico dei Negri, in realtà era parte di questo palazzo qua. E vedete qua, questo è Palazzo Emanuele Filiberto di Nigro, e alle sue spalle vedete a sbucare questa torre, la torre appunto di Nigro, che sbuca, però era già, vedete, costruita, era divisa in appartamenti, aveva già la suddivisione come l'abbiamo oggi. Questo palazzo qua era diventato, intanto vi faccio vedere questa simpatica immagine del 1910, un'immagine che vi fa vedere il mercato delle granaglie, che era in piazza della Raibetta, appunto questa piazza che esisteva davanti, proprio davanti a questo palazzo. Era un palazzo dentro l'albergo, si chiamava, tanto vedete, qui per esempio, qui nel palazzo a fianco c'era un piccolo albergo, che era l'albergo Smith, vedete? Però un piccolo albergo. Mentre questo, vedete, il palazzo nostro, di cui parliamo adesso, molto grosso, era l'albergo Feder. L'albergo Feder, che tra i tanti che ospitò anche Stendhal. Se vi fai vedere le parole, Stendhal che raccontava di questo palazzo e raccontava anche che qui era il miglior ristorante di Genova. Forse è vero, non lo so, però probabilmente se lo dice Stendhal ci dobbiamo credere. Vediamo se riusciamo a vedere il palazzo nella sua bellezza intera. Vediamo un po' se siamo fortunati. Eccolo, qui faccio vedere il lato e lo scalone per farvi vedere. Stato Stendhal vi raccontava, diceva che era il miglior ristorante di Genova, ma poi altro ospite di questo albergo fu Herman Melville. Melville che racconta nel suo Journal of Visit to Europe in the Levant. Sono sceso all'Hotel Feder sul lungomare, passeggiato per strada nuova, cioè per Garibaldi. Una caratteristica sono i dipinti di architettura invece che della realtà. Ogni sorta di lavorata architettura è rappresentata dagli affreschi. Strade come quella di Edimburgo, soltanto più arte aggrovigliate. Questo è quello che raccontava Nelvi di Genova. In questo palazzo era famosa anche la quaderia, con opere di Rubens, Guido Reni e Tiziano, che purtroppo però oggi sono dispersi, quindi non abbiamo più notizia. Soprattutto non sono più conservati in questo palazzo. Come dicevo, diventò hotel. Di questo palazzo vi faccio far vedere anche la base che dà sottoriva, perché la base che insiste su sottoriva conserva ancora sugli archi l'acquedotto. Vi faccio vedere in particolare questa immagine. Vedete, si vede molto bene. Eccoli qui. Questo è il nostro palazzo. Questi archi qua, tanto qua, vediamo cosa dice in chat, qualcuno ha qualche domanda strana. Ah, cavolo. Esatto, anche bravissimo. Vedete, questi qua sono gli archi d'acquedotto, questi sono appunto, sono come dire, vasche di decantazione, qui sono qui partivano le bronzine, tutte per i vari appartamenti, per i palazzi. Questa porticina qua è una porticina di ispezione, cioè chi aveva diritto poteva infilarsi, entrare qua e poteva controllare se tutto a posto. Queste arcate qua proseguivano, in realtà poi dove oggi vengono interrotte, perché quando vi fu il restauro di Sottoriva
con il portare alla luce gli antichi palazzi e le facce antiche, e la parte del cambiamento dell'acquedotto fu interrotto e distrutto. Se voltiamo il nostro sguardo invece verso, diciamo così, Levante, quindi verso via Fratto di Verde, dove arriviamo tra poco, l'ultimo palazzo che dà su via Ponte Reale è Palazzo Cattaneo Adorno. Palazzo Cattaneo Adorno è un palazzo che tra le tante botteghe ha una bottega storica molto bella che è Busellato. Faccio vedere semplicemente qualche immagine così vi ricordate, magari meglio non la conoscete già. Questa è l'immagine esterna, bellissima, vedete? E l'interno con, diciamo, le tipiche opere di Busellato, quindi vedete dalle pubbliche italiane al nostro sistema genovese, e poi vari cantieri che vengono fatti. Ancora oggi lavora, se vi capita, se avete bisogno, fa qualunque cosa che sia, che riguardi incisioni, appunto, come dice la targa esterna, timbri, targhe, incisioni, tutto ciò che riguarda è ancora, diciamo, ancora in attività. Diciamo questa bottega qua insiste su palazzo, cioè parte di Palazzo Cattaneo Adorno, che adesso vi mostro. È un palazzo che diciamo prende l'ultima parte di via Ponte Reale e poi ha in sé anche i primi tre palazzi di via Fratto Oliverio, quindi un palazzo che ha in sé più edifici. Per farvi vedere in particolare una chicca degli interni che è abbastanza poco conosciuta. Allora, vediamo subito Palazzo Cattaneo Adorno. Per una prima puntata, insomma, la prima puntata vi ho fatto vedere in Palazzo Niccolò Cicala una bellissima testa a caposcala, ve la ricordate? Eccola qua, questa bellissima signorina con le trecce. Bene, non vi dicevo che non è l'unica perché ce n'è anche una in Palazzo Stella, che è il palazzo appunto di Piazza Stella. Quindi questo vi mostro un'immagine velocissima. Palazzo Stella, eccola qua. Ci vedete subito? Eccola qua, vedete? Questa è la testa caposcala che è a Palazzo Stella. Ebbene, Palazzo Cattaneo Adorno, via Ponte Reale 1, vi è la terza testa caposcala che io conosca di Genova. Se ne c'è qualcun'altra, me lo direte voi. Spesso mi chiedete come faccio a trovare queste cose così strane. Ebbene, in questo caso, leggendo il vincolo del palazzo, leggendo appunto la descrizione artistica del palazzo, che è allegata al vincolo della sovrintendenza, tra le tante cose scritte vi è scritta appunto una testa caposcala. Testa caposcala molto particolare, ve la faccio vedere perché. Mentre le altre due teste caposcala di cui vi ho parlato riguardavano due signorine, due donne, questa invece è un fanciullo che ha qualcosa alle sue spalle. Vedete? Cosa ha alle sue spalle? Ve lo mostro subito. Trattasi di una scimmietta. Eccola qua, vedete questa scimmietta? Sembreremo un cagnolino, ma in realtà vedete la faccia, diciamo, siamo più una scimmietta. Questa bellissima testa caposcala è la cosa più bella, diciamo, dell'interno del palazzo, è la cosa forse più antica che rimane, rimane così dell'epoca rinascimentale. Mentre invece il resto di questo palazzo, se vi capita di infilarvi, è una scala ottocentesca che poiché il palazzo, quando la famiglia Cattaneo Adorno si è trasferita in Strada Nuova, lasciando questo palazzo, è stato, diciamo, il ramo di Cattaneo Adorno che abitava in questo palazzo qua, trasferito nell'Ottocento in Strada Nuova, lasciando questo palazzo che diventava il palazzo a reddito, e in particolare qui fu installato un hotel, l'Hotel de France. L'Hotel de France era uno degli hotel più in voga al periodo, tra i tanti che ospitò anche questo simpatico signore. Chi è, chi non è? Faccio vedere un'altra, vabbè, magari l'avete letto, ma se non l'avete letto, c'è un'immagine più famosa, questa è un'immagine forse che torna su, anche l'immagine forse più famosa che lo ritrae. Questo signore, che direi abbastanza mangione, non è altro che Alexandre Dumas, il papà, come dire, dei Tre Moschettieri o del Conte di Montecristo. Quando venne a Genova, Alexandre Dumas venne a dormire all'Hotel de France che aveva proprio sede in questo palazzo. Se vi capita di entrare in Palazzo Cattaneo Adorno, noterete sui piani alti ancora l'ingresso dei piani. Vi sono, diciamo così, la cornice delle porte, sono una porta molto grosse, perché erano le porte dei vari piani dell'albergo. Addirittura c'erano ancora alcune porte con i vetri colorati sulle porte dell'albergo di Francia, la porta ottocentesca, diciamo così, la struttura ottocentesca ricalca con la struttura dell'albergo dell'Hotel de France. Vi dicevo, questo palazzo qua dà anche su, cioè una parte di questo palazzo dà anche su via Fratto Oliverio. I restauri degli ultimi anni, anzi, questo qua proprio di questi ultimi anni, quest'anno anzi, quasi finito, finito adesso, vedete,
fanno vedere questo palazzo, quello a fianco, vedete, sto riportando alla luce la parte medievale di questi palazzi. Questo è il nostro palazzo, vedete, con la parte di questo palazzo a fianco, anch'esso con, punto fuori appunto, la parte medievale, questi bellissimi archi e questa bellissima bicromia. Se vi capita di infilarvi poi nella parte bassa, in questo punto qua, noterete una bellissima edicola votiva, vi mostro subito. Intanto ammettiamo gli ultimi partecipanti, eccoci qua. La edicola votiva è una delle edicole votive più belle di Storipa, e faccio subito vedere, prima di voltare il nostro sguardo e invece entrare in Palazzo San Giorgio. Allora, faccio subito vedere l'edicola votiva, e come sempre pensavo di essere corto, ma invece sto andando lungo, quindi è giusto che tagliamo un pochino, se no non arriviamo più alla fine. L'edicola Storipa, facciamo subito, vedete, aspettate. Per digitare la sua password. Tanto scusate, ma c'è qualcuno che parla, ma... No, bravissimo. Oggi siete molto diligenti, non volevo dirlo per l'anagrama, ma siete molto bravi. Vi dicevo, allora, l'edicola in, vediamo un po', se siamo fortunati. Eccolo qua, tanto rosso. Questa edicola votiva è appunto appena girata in via Frate Oliverio, in l'ultima parte di Storipa, verso San Lorenzo, Saturati. Eccola qua, questa bellissima edicola con marmi colorati, poverina, anch'essa vittima dei cavi, ma neanche troppi, come sapete nei vicoli ci sono moltissimi cavi che sbucano. Notate questi spunzoni che escono, ecco qua, erano inseriti putti simili a questo. Purtroppo sono stati rubati e non vi è nulla, non sono state sostituite da copie, nulla. Quindi vedete, fate conto che dei putti come questo ce ne sarebbe stato un altro qua e altri due qui sotto. Non rimane più nulla. Bene, siamo finalmente in via Frate Oliverio. Ah, scusate, prima di concludere, prima di passare su Oliverio, torniamo un secondo indietro a via Ponte Reale. Via Ponte Reale perché si chiama così? Immaginerete, perché vi era il Ponte Reale. Ponte Reale, per farvi capire com'era, vi faccio vedere un'immagine. Eccola qua, qui fa San Giorgio, questo è il Ponte Reale. Cioè la porta che vi conduceva in questo pontile, appunto, e proseguendo lungo questa linea, sareste arrivate in via Ponte Reale. Per proseguire via Ponte Reale c'è il collegamento, la via che collega Piazza Avanti a, appunto, al Ponte Reale, quindi dunque a Piazza Caricamento odierna. Sono state distrutte, dato il palazzo Cattaneo d'Oro di cui vi parlavo prima è stato ridotto, la fascia sta ridotta, e alcuni archi di Storipa, alcuni archi dell'arcata di Storipa, che come immaginerete correva da Porta di Vacca, ma correva quindi lungo, che tagliava, come dire, via Ponte Reale, sono stati distrutti per appunto ampliare, fare una via unica. Di questa porta qua, di cui non posso parlare se non finiamo mai più, notiamo solamente questo bellissimo barchile, che chi non è il barchile che oggi vedete in piazza Colombo. Per una curiosità velocissima, qui sotto, con degli scavi, scavi recenti, hanno trovato dei tubi di marmo. Tubi di marmo che era appunto tubi di marmo collegati, che davano l'acqua a questo barchile. Tubi di marmo collegati, logicamente, al periodo storico, davano l'acqua a questo barchile, che non era altro, che era utilissimo perché, vedete la sua forma, poteva abbeverare i vari cavalli, come dire, quindi i mezzi di trasporto dell'epoca, caricavano le merci su questo ponte e le portavano in città. Su questa porta, come nelle altre porte genovesi, era collocata un'immagine della Madonna che oggi troviamo davanti ad una chiesa. Quale chiesa, vi domanderete, non ve lo dico, no, ve lo dico subito, è la chiesa della Santissima Concezione, la chiesa del Padre Santo. Ecco, aspettate, eccola qua, allora, vi faccio vedere, eccola qua, allora... Questa Madonna qua era salita sulla facciata, qui, nella parte alta della porta, ma lato città, non lato esterno. Se guardate, questa Madonna è simile a tante altre Madonne che sorreggevano, cioè che erano sulle porte secentesche della città, in particolare la Madonna che ancora oggi si supporta a pila, la Madonna di Ponte Stinola che oggi troviamo dentro Palazzo San Giorgio, e poi la Madonna, scusate, di Palazzo di... E poi la porta di Ponte Spinola che troviamo invece in sotto Palazzo Reale, in un anfratto che è stato fatto in via Pre. Vi dicevo, scusate, la Madonna di San Giorgio invece, non sbagliavo, è invece parte della porta della lanterna. Rispetto alle altre, rispetto a quella che vi mostrerò tra poco con il terreno di San Giorgio, c'è la Madonna che appunto era in una nicchia della porta della lanterna. Questa Madonna si differenzia dalle altre, perché sembra tanto dovesse essere più antica delle altre, ma è un po' differente. Mentre le altre Madonne sono quasi tutte simili, questa è in piedi, e vedete, sopra una nuvoletta con la luna.
Le altre invece non sono mai, ma lo vedremo tra poco, e anche vi farò vedere anche i simboli che vi sono qua. Quando fu smontata questa porta, questa Madonna fu richiesta dai cappuccini che appunto, come racconta tutta questa lunga epigrafe che troviamo in latino sotto, e quindi che la portarono da loro, quindi dal convento del Padre Santo, scusate, la stessa concezione che oggi è anche un convento dedicato anche al Padre Santo, e qui ancora vi è, quindi potete ovviamente osservarla in questa sorta di museo a cielo aperto che è la nostra città. Vi dicevo, parlavamo di appunto il Ponte Reale, adesso cosa facciamo? Quasi quasi entriamo in Val San Giorgio. Val San Giorgio tutti voi conoscerete, se vi ho dimenticato qualcosa, ma direi no. Ah sì, chi è? Frate Oliverio. Siamo in via Frate Oliverio. Frate Oliverio è colui che ha progettato Palazzo San Giorgio, ma non solo. Palazzo San Giorgio progettò anche il Molo Vecchio. Frate Oliverio abitava in un bellissimo luogo, fuori città all'epoca. Dove era? Ve lo dico subito. Era dove poi sarebbe sorto un bellissimo castello. Questo castello qua. Castello è Castello Raggio. Castello Raggio sorge su un piccolo, come saprete, su un piccolo promontorio, dove una volta, anticamente, vi era una abbazia. Eccola qua, l'abbazia di Sant'Andrea, cioè sull'abbazia di Sant'Andrea, e poi diventò anche santuario di Sant'Alberto. Sant'Alberto, che chi di voi frequenta Sesto Ponente, sa che vi è un santuario a lui dedicato, che è nell'interno, appunto. Anzi, c'è anche il corpo del santo che dorme in una grotta, è molto suggestiva la cosa, sotto dei bimbi, se vi capita. Santuario che poi diventò poi polveriero, cioè vedete un'altra foto più moderna, questa è una foto, vedete, nel 1974, in cui c'è, vedete lo scoglio, questo è diventato scoglio di Sant'Andrea, cioè scoglio dove anticamente vi era l'eremo Sant'Andrea, la chiesa di Sant'Andrea, è diventato una polveriera. Poi, il ponte del 1981, come dice anche questa piccola cosa cartolina, l'acquista del ponte di Doraggio, e qui con l'ingegnere Rovelli disegna un bellissimo castello di cui però oggi non parleremo. Che Castello Raggio, facciamo vedere così guardate che belli gli interni. Questa è l'immagine di un interno del castello. Eccola, guardate che bello lo scalone di Castello Raggio, guardate che meraviglia. Ma di questo parleremo in un'altra puntata, se no non finiamo più. Torniamo al nostro Palazzo San Giorgio. Palazzo San Giorgio, vi dicevo, tanto cosa sono? Beh, sì, abbiamo ancora qualche minuto, cioè ce la possiamo fare. Allora, Palazzo San Giorgio, andiamo a vederlo fisicamente. Palazzo San Giorgio, eccolo qui. Allora, Palazzo San Giorgio, vedete questa facciata, allora nasce, questa parte, la parte medievale, quella prima parte. La prima parte che nasce e viene costruita nel 1260. 1260 è una data che viene anche ricordata in una piccola pietra che troviamo, anzi sono tre piccole pietre che ricordano la distruzione di un palazzo veneziano avvenuta a Costantinopoli per opera dei genovesi. È il cosiddetto palazzo del Pantocratore. In questo palazzo qua in facciata vi erano, non troverò mai, tre piccole leoncini, 1, 2 e 3. Questo è la destra della faccia di Palazzo San Giorgio, lato via Frate Oliverio, questo alla sinistra e questo in mezzo, sopra quell'ingresso, l'antico ingresso di Palazzo San Giorgio. In particolare questo leoncino ricorda la data 1260, vedete? Due C, una L e una X. Questo palazzo, diciamo, questa è la parte medievale del palazzo. Come sapete, poi il Palazzo San Giorgio nasce come palazzo del governo, in realtà dura molto poco il palazzo del governo, poi il palazzo del governo sarà spostato dopo pochi anni in Palazzo Fieschi, cioè la parte antica di Palazzo Ducale, quello che poi diventa quel Palazzo Ducale, e invece Palazzo San Giorgio crebbe con altri, diventò poi sede di altri magistrature, in particolare, come sapete benissimo, il Banco San Giorgio, ma non solo. Vi devo far vedere l'evoluzione di Palazzo San Giorgio. Aspettate, vediamo se lo vediamo, ecco qui. Questa diceva la parte medievale, e questa invece la parte seicentesca, bellissima, che è una parte quindi di Palazzo San Giorgio che prima dava verso la città, ora si affaccia a mare. Si affaccia a mare con questa bellissima facciata dipinta dal Tavarone, di cui oggi abbiamo un rifacimento. Questo rifacimento qua che vediamo oggi è un rifacimento degli anni 80-90 del XX secolo, ad opera di Raimondo Sirotti, che molti voi conosceranno, che poverino è mancato giusto 2 anni fa, credo, un po' di aschino tra l'altro. Conoscevo anche, che purtroppo è venuto a mancare proprio poco tempo fa. Raimondo Sirotti, affrescò la facciata rifacendosi agli affreschi di inizio Novecento, che sono in particolare del 1913,
fatti dal Lombardo Pogliaghi, che a sua volta tentava di recuperare, cioè di, faceva, diciamo così, ha fatto questi affreschi, recuperando gli affreschi dell'epoca del Tavarone, anche se in realtà, come vedete, cioè una libera interpretazione. Se guardate questa immagine, l'immagine degli affreschi di oggi, in realtà non sono proprio uguali, in particolare faccio notare questa parte qua, che è diventata, vedete, non vi è più tutta questa decorazione fatta da Pogliaghi. Come è suddivisa la facciata? Lo faccio vedere subito, aspettate, così lo vediamo ancora meglio. Andiamo nei palazzi, così vedete un po' come è fatta, un po' meglio, come si vede nell'immagine lì. Aspettate, qua San Giorgio. Facciata a Tomare, così faccio vedere, vediamo se qualche immagine si vede un po' meglio. Si vede un po' meglio, soprattutto, ecco, qui dovete vedere molto bene. Ecco la facciata. Beh, intanto si nota il bellissimo affresco del Tavarone, o perlomeno reinterpretato, che nasce come il affresco del Tavarone, San Giorgio che ammazza il drago. Queste figure sono queste figure di genovesi, in particolare abbiamo Cristoforo Colombo, l'Embriaco, abbiamo il Caffaro, abbiamo Simon Boccanegra, per alcuni Guglielmo Boccanegra, per altri Simon Boccanegra, abbiamo Andrea Doria, e poi abbiamo queste due figure qua, di cui volevo mostrarvi, in particolare lei, che a due volti chi sarà? È il nostro Giano. Giano di fronte, con sopra lo stemma di Genova, dall'altra parte invece è Nettuno, con lo stemma dei protettori del mare, la magistratura che si trova appunto nel porto e che aveva sede in San Giorgio. Sede di San Giorgio, come sapete, San Giorgio sede del Banco di San Giorgio, ma non solo, tra le tante dogane e poi anche dei protettori del mare, cioè di coloro che lavoravano per il porto. Questa città qua, notate anche l'orologio e questa campana. Questa campana qua è stata donata dagli olandesi a fine del 1600. Un dono che fu fatto a Genova. Lo farvi vedere il ritrovamento delle facciate, una immagine abbastanza divertente. Vediamo se si vede molto, spero che si veda qualcosa. Speriamo. Questa è l'immagine ottocentesca in cui si vede un palazzo anonimo, vedete? Qui invece questo è l'affresco after, diciamo così, dopo l'intervento del D'Andrade, in cui invece guardiamo se in chat c'è qualcosa. La banda qua è San Giorgio. Esatto, bravissimo. Chi lo dice? Qui invece vedete l'intervento del D'Andrade. D'Andrade, Alfredo D'Andrade lo conoscerete per restauri come Porta Soprana, ma non solo. E tra tanti affreschi, tra tanti restauri che compì il D'Andrade, il più famoso, il più, diciamo così, quello che dire forse dire più soddisfazione, è quello di San Giorgio. Riportò all'antico splendore Porta San Giorgio, vedete, ricostruendo purtroppo molto la facciata della parte medievale, ma non solo. A lui dobbiamo anche la bellissima Sala dei Capitani. Che vista, come dire, da un profano, sembrerebbe una fantastica sala medievale. In realtà è una sala che incontra più il gusto neogotico, quel gusto, diciamo così, di fine 1800, che vedete con questi lampadari, questi laggioni, il pavimento anche laggioni. Mentre queste figure qua sono antiche, sono posizionate come erano anticamente. Tutti questi qua, i laggioni, le finestre, il soffitto, sono tutte... tutte parti moderne di fine 1900. Il soffitto poi in realtà è stato bruciato dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi quello che vediamo oggi è ancora più moderno. Per San Giorgio potrei parlarvi delle ore, ma non finiremo mai. Ve lo faccio solo per vedere, per esempio, quello che noi vediamo come ingresso principale di oggi, cioè l'ingresso di lato mare, è un ingresso in realtà novecentesco, voluto per appunto dare al palazzo un ingresso lato mare. Vedete? Adesso progettato dal Crotta, che voi conoscerete forse per il progetto di molti palazzi, tra cui per esempio il Castello d'Alberto a Genova, ma anche castelli nella Riviera, come due castelli Figari, lo dico perché so chi erano coloro che li hanno fatti costruire, anzi mi capita un giorno magari ne parleremo. Ebbene, il Crotta progettò l'ingresso e lo scalone che oggi vi porta al piano. Per fare questo scalone, nel 1910, siamo più o meno, vennero distrutte alcune parti del palazzo, tra cui anche alcuni antichi banchi, ma questo è un'altra storia. Il Palazzo San Giorgio, tra le tante cose conservate, vi farò vedere una palla di cannone, vediamo se siamo fortunati, eccola, la bomba del Re Sole, una bomba recuperata nel porto, in seguito di alcuni dragaggi. Questa è una delle tantissime bombe lanciate dal Re Sole nel famoso bombardamento del 1684.
Non solo, fai vedere anche altre piccole particolarità di Palazzo San Giorgio, prima che venga troppo tardi. Palazzo San Giorgio rischiò a fine 1800 di essere distrutto. Perché? Perché, come sapete, l'attuale via Gramsci, all'epoca la carrettiera Calaberto, era un'arteria molto importante. Si pensava che Palazzo San Giorgio veniva più in mezzo questa carrettiera. Quindi buttarlo giù, o perlomeno ridurre la sua dimensione, era utile per il traffico cittadino. Per fortuna, molte persone... si opposero, tra i tanti ricordiamo Giuseppe Carducci, di cui è rimasta un suo scritto, cioè una sua frase incisa nell'ingresso del cortile interno di Palazzo San Giorgio, cortile interno che conserva tra le tante meraviglie anche, vi raccontavo, questo è un'immagine dei raggioni dello scalone che conduce dal cortile al primo piano. Lagioni, come vedete, che si rifanno all'antico, ma sono lagioni in realtà che hanno neanche 150 anni più o meno, anzi molto, anche meno. Questa è la parte medievale con le cortile, e voglio farvi vedere se sono fortunati, vediamo un po'. Ah, intanto nel cortile vi è una simpatica lapide che vi racconta, vediamo un po', non è qua, aspettate. Una lapide che vi dice, che è una lapide che, come dire, intima. Vedete in questa dogana, eccettuato la gabella, i diritti ordinari non si deve ricevere premio, perché questa, appunto, il premio era pensato come una sorta di tangente, quindi le gabelle, le tasse, i diritti che devono essere pagati, tutto ciò che esulava non dovevano essere pagati. Addirittura c'è un decreto che ci sanciva ciò, perché non fosse abbastanza noto. C'è anche un'altra lapide che vi ricorda questo: si avvertisca non prendere premio o riconoscizione di sorte alcuna sotto le pene contenute nel decreto. Ecco, parlavamo di gabelle preziarie, che sono appunto inserite nella facciata del cortile lato Frate Oliverio. Vedete, questa enorme lapide ricorda tutte le varie gabelle, e qui ci sono anche i vari prezzi. Vedete, per esempio, Pino Savona, la gabella era di 40 lire. Sotto queste gabelle vi sono delle piccole cassette, vedete? Queste cassette erano state lì inserite per eventuali mugugni, per eventuali, come dire, riproveri o suggerimenti, commenti positivi o negativi. Logicamente qui vi erano tante magistrature e ogni magistrato aveva la sua casella, come dire, il customer care era antico, quindi la casella per dare i vostri suggerimenti, critiche o anche per segnalare cose che non andavano bene. Potevate scrivere una piccola letterina e imbucarla nell'apposito cassetta dedicata al vostro magistrato. Sempre nel cortile vi è la bellissima, che non troverò mai, scusate, l'ho persa sicuro, ma vi era anche, da farvi vedere, la Madonna che qui è stata portata. È la Madonna che era anticamente nella porta della lanterna. Poi arrivò qua, scusate, viene portata in cima a Mologiano. Da Mologiano, durante la Seconda Guerra Mondiale, cadde in mare e fu portata finalmente qua a Palazzo San Giorgio, nel cortile di Palazzo San Giorgio, nella piazza di cortile centrale di Palazzo San Giorgio. E in questo cortile è ancora oggi, mentre a Mologiano c'è una sua copia. Vi raccontavo della Madonna di prima, la Madonna dell'Orsolino, la Madonna che era sulla porta del Ponte Reale. Come vi ricordate, era una Madonna che era in piedi sopra una mezzaluna. Ecco, invece la tipica Madonna, la tipica effigie Madonna di Genova che trovate in San Lorenzo e poi sulle varie porte, Porta Pila, qui, cioè quella che era Porta della Lanterna, e poi sulla porta di Ponte Spinola, che oggi è conservata, la Madonna è conservata in via Previ, dicevo, in una nicchia sotto il Giardino di Palazzo Reale, sono, diciamo, più o meno su questo modello qua. C'è la Madonna seduta con lo scettro in mano e la corona, il bimbo, Gesù che la guarda, con in mano il cartiglio, con scritto Et Rege Eos, e le chiavi della città. Questa Madonna, vi dicevo, era appunto inserita nella Porta della Lanterna. Porta della Lanterna che, quando fu distrutta a fine 1887, per la precisione, se non erro, e la Madonna fu portata prima a Mologiano e poi qua. Vi ricordate la tragedia di Mologiano di qualche anno fa, quando la nave Jolly Nero entrò dentro la torre piloti e andò in mare non questa Madonna, ma una copia di questa Madonna. Molti giornali dissero che era nata perduta, la statua della Madonna già sulla Porta Lanterna. In realtà quella è una copia e l'originale è qua.
anche se anche lei, come vi dicevo prima, ha fatto un tuffo, perché come quando venne guardato il porto, durante la seconda guerra mondiale, questa Madonna, che all'epoca era su Molo Giallo, cadde in mare. Prima di... direi che Palazzo San Giorgio, se ne parla ancora avanti, non finiamo più, volevo farvi vedere ancora una cosa. No, intanto, beh, tanto per dirvi, per raccontarvi la sua bellezza, sicuramente merita anche, dicevo, il primo piano, due stanze, poi adesso la stanza del capitano, vi dicevo, riportata all'antico splendore medievale, con molta anche interpretazione e fantasia, da D'Andrade, vi è qui a fianco, invece, la stanza cosiddetta dei protettori, in cui trovate le bellissime statue, anch'esse poverine hanno subito dei danni dalla seconda guerra mondiale, non solo, questo per esempio è la storia di Centurione, per esempio, Manfredo Centurione, ma non solo, sono appunto statue di personaggi famosi che sono distinti, questo immagine insieme, cosiddetta questa sala, con tutte le stanze. Stanza, sale oggi abbastanza facilmente visitabili, quindi vi consiglio una vista se non l'avete mai fatta. Usciamo da San Giorgio e velocemente ci dirigiamo in Vico dei Cartai. Vico dei Cartai è un piccolo vicolo che collega l'ultimo pezzo, diciamo, l'ultimo pezzo di Palazzo Cattaneo Adorno, e quindi che dà sul stesso Storipa. In Fiano di Vito, se siete presente dove vi è il gran, quella bella bottega che è il Gran Ristoro, lì a fianco c'è un piccolo vicolo. Il vicolo è un archivolto, è Vico dei Cartai. Vico dei Cartai vi collega a Piazza Avanti. Vico dei Cartai è un vicolo dove non vi manderei, se non perché vi è una bellissima edicola votiva con una particolarità, ve la faccio subito vedere. Allora, intanto vediamo se ci arriviamo di qua. Vico dei Cartai, c'è una edicola votiva che ha a fianco di lei, a fianco, aspettate, faccio subito vedere. Allora, edicola votiva, Vico dei Cartai, aspettate. Eccola qua. Dico la votiva, purtroppo con oggi un'immagine moderna che sostituisce l'antica, andata perduta, ha questa piccola, questo corpo che esce. Cos'è? Cosa non è? È una pala di cannone. Una pala di cannone qui murata per ricordare che questo palazzo si salvò, gli abitanti ovviamente vengono inseriti di fianco di quelle votive come ex voto. Quindi per ringraziare la Madonna che nonostante il bombardamento, nonostante appunto questa pala di cannone fosse caduta su questo palazzo, gli abitanti si salvarono. Questa palicana non è l'unica, tanto che bombardamento è. Bombardamento che avvenne nel 1849, il 5 aprile 1849, ad opera di La Marmora, all'opera del re Vittorio Emanuele II, quello di Vittorio Emanuele che vediamo tutti i giorni in Piazza Corvetto, in quella statua che si dice sotto sia stata voluta, come vedete, a Vittorio Emanuele, fondatore dell'unità, cioè i genovesi, come se noi genovesi avessimo voluto dedicare una statua a questo re che pochi anni prima ci aveva bombardato. Ebbene, lasciamo queste polemiche e torniamo invece alla nostra palica. Questa palica non è di Vico dei Cartai, non è l'unica palica non è che ricorda quel bombardamento della Marmora, un'altra palica non è conservata in via Porta Soprano, a 523, un'altra in campetto, purtroppo non so dove, questa immagine è un'immagine antica che troviamo nei libri, ma non sappiamo, nessuno sa in quale palazzo di campetto sia, anche se in realtà ho un'idea, ma devo approfondire, purtroppo se non posso entrare in quel palazzo non lo saprò mai. Un'altra palla di cannone è conservata in Vico, via Vescovile, angolo Vico dei Parmigiani, e un'ultima palla di cannone è conservata in via Mascherona. Queste sono le palle di cannone che ricordano quel bombardamento lì. Superato Vico dei Cartai, aggiungiamo in Piazza Banchi. Velocemente, prima di concludere, se no viene troppo tardi, Piazza Banchi, ve lo faccio solo vedere, tanto perché Piazza Banchi. Piazza Banchi, come sapete sicuramente, è detto Piazza Banchi perché qui vi era appunto la loggia dei banchi, i banchi dei cambiavalute. Loggia dei Banchi, l'aspetto attuale, che adesso ve lo faccio vedere, spero di trovarla, è l'aspetto che ha la loggia, eccola qua, con il rifacimento. Il rifacimento dovuto a un violento incendio che, più violento incendio in realtà, perché era una struttura di legno che andò più volte, un incendio nel 1378, un incendio nel 1415 e infine, sul progetto del Pannone, venne edificato quella che vediamo oggi come loggia di Banchi. Loggia appunto che aveva al suo interno i banchi dei cambiavalute. Così per raccontarvi una curiosità che non tutti sapranno, tutti conosciamo il termine bancarotta. Perché bancarotta? Perché questi cambiavalute e diciamo anche la borsa si svolgeva su dei piccoli banchetti. Quando un cambiavalute faceva qualcosa di grave, quindi era comprovato il dolo, quindi era colpevole, era comprovato la sua colpa, il suo banco veniva distrutto. Distrutto fisicamente, quindi si è rotto il banco, bancarotta. Questo è dopo deriva il termine.
Queste logge, queste vetrate che vedete, sono vetrate inserite nell'Ottocento. Vetrate inserite nell'Ottocento a seguito delle proteste degli abitanti, e non solo, perché la loggia di notte era un luogo dove si faceva di tutto. E invece vedete queste vetrate, si poteva chiudere, quindi si poteva proteggerla dagli assalti e dagli vetri notturni. Questa è la loggia come si presentava alla fine del 1800, guardate che bello. Oggi è ancora così, uno spazio espositivo, aperto al pubblico. Ora c'è una mostra che si spera sia stata chiusa, così forse si riuscirà a vedere. Anche l'idea di avere una mostra, uno spazio così aperto, a livello vuoto, è davvero bello. E la mostra, appunto, c'è uno spazio che ancora oggi è proprietà comunale ed è utile per mostre temporanee. In questo spazio qua vorrei far vedere cosa era conservata una statua del Cavour. Vi faccio vedere subito. Aspettate, allora vediamo un po'. Palazzi, loggia di banchi, vediamo così, faccio vedere. E poi abbiamo quasi finito. Se siamo fortunati. Loggia di Banchi. Vi dicevo, questa è la loggia bombardata. Se vedete la loggia bombardata, vedete per tutto il soffitto e quindi anche tutti gli affreschi del soffitto. Purtroppo, vedete qui in mezzo, questa specie di grumo che rimane di marmo, era una statua del Cavour. Vi faccio vedere, statua, opera di Vincenzo Vela, di cui qui avete un gesso conservato a Ligornetto, dove c'è appunto il museo Ligornetto, un paesino in Svizzera, dove c'è appunto il museo di Vincenzo Vela. Questo è lo gesso di quello che era la statua del Cavour, che era al centro della loggia di Banchi. La loggia di Banchi, vi farò vedere ancora qualche piccola immagine, ma queste sono alcune strutture che sono dentro, e questo è un affresco che si è conservato invece. Questo vedete, così vi vedete un po' il volume interno della loggia. Di questa loggia, diciamo che diceva dal nome appunto alla piazza, Piazza Banchi. Piazza Banchi, dove concluderemo la nostra passeggiata di oggi. Prima però di concludere, vi voglio raccontare velocemente di due fantasmi di questa piazza. Di uno abbiamo già parlato l'altra volta, dell'altro vi parlerò subito. Uno dei fantasmi di cui voglio parlare è il fantasma di Caterina. Caterina, detta specificamente la Cagna Corsa. Corsa probabilmente perché era originaria della Corsica. C'era una mendicante che stazionava in Piazza Banchi e si diceva lanciasse maledizione ai passanti, con una particolare predizione per i bimbi. Cosa succede? Succede che vi furono alcune morti di fanciulli, morti di fanciulli che vennero attribuite a questa, tra virgolette, strega, a questa Cagna Corsa, appunto a questa Caterina. La Cagna Corsa venne quindi arsa viva in Piazza Banchi. Siamo intorno al 1630, particolarmente nel settembre del 1630. Bene, si dice che ancora oggi una delle pietre antiche della piazza emani un calore che, come se il rogo che aveva arso a Povera Caterina non si fosse mai spento. L'ultima cosa di cui vi parlo oggi in realtà è un reminder alla puntata precedente, cioè vi ricordate l'altra volta che vi parlavo di Stradella. Come sapete, perché se la fosse persa, Stradella morì proprio qua, sulla scala che porta alla chiesa di San Pietro in Banchi. Morì qui perché fu assassinato, si pensa, o dal nobile veneziano a cui aveva, tra virgolette, soffiato l'amante, oppure dai Lomellini, da una studente Lomellini, perché si dice che il maestro fosse corrisposto, da una nobile donna, la famiglia Lomellini, e quindi la famiglia Lomellini non era d'accordo e si pensò bene che fosse giusto ammazzare la sorella. Fatto una storia o l'altra, comunque Stradella qui fu ammazzato. Come vi ricorderete dalla puntata scorsa, Stradella fu sepolto alle Vigne. Ebbene, si dice invece che qui a Banchi, nelle notti di silenzio, si possa sentire come delle urla, delle struggenti note, come se lo Stradella si lamentasse in musica dopo la sua morte, come se continuasse a lamentarsi di questo orrendo, cioè domicidio, che lo vide protagonista. Su queste scale che portano alla chiesa di San Pietro, che portano alla chiesa di Banchi, concludo questa quinta puntata, ma non prima di avervi mostrato brevissimamente la mappa, cioè quello che abbiamo visto oggi. Come avete visto, oggi abbiamo fatto pochissimi passi, ma abbiamo visto tantissime cose, basta un'ora e mezza, infatti. Siamo partiti da Piazza dei Greci, in particolare anzi da Piazza di San Sepolcro, abbiamo San Saliti, in Vico delle Mele, visto Piazza Francalone Grillo, guardate qua, Piazza San Sepolcro, Vico delle Mele, quindi Piazza Francalone Grillo, Palazzo in Piazza dei Franchi, 8, poi abbiamo visto qua Vico della Torre delle Vigne, che dove c'era quel San Giorgio, quel portale con San Giorgio poverino mutilato,
Abbiamo fatto qua Vico della Torre di San Luca, siamo andati a San Luca, abbiamo visto le edicole votive di San Sepolcro, orti di Banchi, che sono esattamente qua. Poi siamo andati a Vico San Raffaele, Vico dei Negri, il palazzo, la Torre dei Negri, il Palazzo di Ambrogio di Negro, poi siamo stati scesi qua dal Palazzo di Negro di Filiberto, il Palazzo di Cattaneo Adorno, con quella bella caposcala col bimbo e la scimmietta, Sotto Ripa, Palazzo San Giorgio, Vico dei Cartai, esattamente qui, e poi Piazza Avanti. Con questo concludo ufficialmente la quinta puntata e vi rimando a venerdì prossimo per la sesta puntata. Ringraziandovi come sempre per la pazienza e per il volermi accompagnare in queste passeggiate virtuali che spero sempre che siano di vostro gradimento. Grazie mille.